Avvocato Termacere, difendiamo Onlus, protagonista anche questa sera di una serata di beneficenza come location la bellissima Villa Surre qui a Sarnico. Buonasera a tutti, la Villa Surre sì, è una location veramente molto bella e la voglio dedicare stasera alla nostra, oltre difendiamo per la Colombia. Il progetto che abbiamo istituito è stato appunto quello di sostenere 22 oratori per la Colombia e questi oratori sono centri di aggregazione per bambini per non farli delinquere in strada. Pensavamo appunto di aiutarli donandole tutto il ricavato della serata. Vengono donate le magliette, vengono materiale didattico, serve praticamente tutto e quindi io sono veramente onorata di aver creato diciamo questo progetto proprio per la Colombia. Una serata di successo, tanti gli ospiti, tanti i VIP. Sì, ci sono diversi VIP, personaggi televisivi, abbiamo il console della Colombia, abbiamo un politico italiano che fa parte della presidenza del Consiglio e poi abbiamo anche il ministro della Colombia presso la Santa Sede a Roma. Per chi non è presente questa sera e volesse sostenere le vostre iniziative? Può fare comunque una donazione, difendiamo. E sul sito trova l'IBAN, trova tutto. Serata di beneficenza qui a Villa Surre a Sarnico. Una serata che fa grande il nome della provincia di Brescia ma dell'Italia in generale. Questa è un'iniziativa di grande importanza perché si unisce all'impegno delle istituzioni, l'impegno di un'associazione come Difendiamo, guidata dalla presidente Tramacera con grande sapienza e saggezza, perché ha individuato un progetto dove i giovani ragazzi vengono accolti in oratori attraverso l'insegnamento di arti e mestieri, quindi non facendo assistenzialismo ma dando una prospettiva di vita, che è il modo migliore per fare beneficenza, ovvero individuare un dolore, una fatica e trasformarla in gioia e in futuro. È sicuramente una di quelle strade che noi sosteniamo, apprezziamo e le istituzioni sono qua per questo. Console, l'Italia e la Colombia stasera unite da un progetto di beneficenza. Piacere per salutare alla comunità di Sarnico e anche all'associazione Difendiamo per il progetto che supporta in Colombia per aiutare ai ragazzi del comune del Departamento di Antioquia. È troppo importante per noi e soprattutto per appoggiare questa iniziativa. Serata di beneficenza qui a Sarnico, uno dei tanti progetti che rendono grande la Lombardia nel mondo. Sì, in Lombardia abbiamo tantissime associazioni di volontariato che fanno questi grandi eventi e Maria Cristina Tramacera, che è una mia grandissima amica, credo che ne sia l'esempio. È un evento che oggi porta davvero Brescia e Bergamo nel mondo, perché andremo con questo evento a finanziare gli oratori in Colombia. Gli oratori per noi sono tante cose, rappresentano sicuramente una cultura, una storia, ma soprattutto dal punto di vista educativo una grande risorsa per le nostre comunità. E questa cosa di creare questi oratori anche in Colombia permetterà ai ragazzi colombiani di avere dei punti di riferimento importanti. Quindi possiamo dire che da stasera i ragazzi colombiani avranno un futuro diverso? Sì, un futuro diverso grazie alle risorse dei nostri tanti imprenditori e dei nostri benefattori. Un futuro fatto di speranze e di una vita migliore che parte dall'educazione dei ragazzi e dei figli di queste comunità che sicuramente non hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto noi in Lombardia. Sindaco, la fine di questo mandato si celebra da padrone di casa in questo bellissimo evento di beneficenza. Assolutamente, abbiamo voluto patrocinare questo evento. È l'ultimo evento del mio secondo mandato, domani andiamo a elezioni, quindi che ci porti bene, anche perché domani si va a elezioni e quindi io sono contento di avere patrocinato e sostenuto questo bellissimo progetto, perché amare è donare sempre. Qual è il suo rapporto con l'avvocato Tramacere? È una cara amica e quindi dobbiamo spingere perché persone come l'avvocatessa meritano, perché fanno sempre del bene. Un progetto che spinge gli oratori. Dovremmo imparare anche in Italia a sviluppare questi progetti? Assolutamente, si fa sempre tanta beneficenza, però è giusto aiutare anche paesi che hanno gravi difficoltà, tra cui la Colombia, soprattutto per la questione gravissima dei narcotrafficanti. Dal mondo del calcio alla beneficenza, Ivan, tanti gol hai visti, quello di stasera è forse più bello? Eh sì, queste sono le giocate più belle, io penso che ogni volta che abbiamo del bene non possiamo mai dimenticare a quelle persone che hanno più bisogno, quindi dobbiamo essere solidali con tutti loro. Quanto può fare ancora oggi il mondo del calcio per queste persone bisognose? Tantissimo,
tantissimo, perché sappiamo che tutto il sistema del calcio, dello sport in generale, ma parliamo di calcio in questo momento, non ci si può stare con gli occhi chiusi, sapendo che ci sono tante persone che hanno bisogno, appunto. Quindi dobbiamo fare uno sguardo, perché sì, nella vita abbiamo tante possibilità, quelli che abbiamo questa fortuna di giocare al calcio, di guadagnare bene, e dobbiamo cercare di aiutare gli altri, di fare in modo che anche gli altri abbiano quelle possibilità che magari la vita non le ha potuto dare. Radio B.